Bella ragazzi, io sono Maci, benvenuti ad un nuovo episodio di Riepilogo e Recensione. Siamo qui con Civil War 2 numero 6, fresco, eccolo qui. Questa è la copertina in cui vediamo appunto realizzarsi dell'ultima visione di Ulysses con Miles Morales, Ultimate Spider-Man, che diciamo uccide Capitan America Steve Rogers. E ripartiamo proprio da lì, dopo aver visto il numero scorso con tanta azione, tanto caos e tante interazioni fra i personaggi, con questo nuovo numero torniamo un attimo con più dialoghi e meno azione. Quindi andiamo a vedere un po' cosa succede, dato che ormai ci stiamo avvicinando anche verso la fine di Civil War 2. Il numero riparte secco da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa, con Spider-Man a terra, avvilito dopo la visione, e Tony Stark e Carol che ovviamente discutono sul da farsi. Tony Stark le dice: tu hai veramente intenzione di arrestare un Avenger e un ragazzino per qualcosa che non ha fatto? Lui è stato un buonissimo Avenger nell'ultimo periodo, non hai nessun diritto di comportarti così. Carol dice: io non me la sto prendendo con lui, io sto cercando di mettere in sicurezza tutti, abbiamo tutti visto la visione e l'abbiamo vissuta tutti sulla nostra pelle, quindi sapete quello che è giusto fare. Mentre i due bisticciano, interviene proprio Steve Rogers, che dice: posso? E si intromette nella discussione e si inginocchia faccia a faccia con Miles Morales e gli dice: hey, perché ti sei sollevato la maschera? Non riuscivo a respirare. Carol gli dice: riabbassala. Quella maschera rappresenta qualcosa, rappresenta chi sei. Sei Spider-Man e questo significa qualcosa per le persone, anzi significa molto. Miles dice: io non farei mai ciò che ho visto in quella visione, non lo farai mai. Steve dice: lo so ragazzo. E ora non so che fare, voglio tornare a casa, dice Miles. Cap gli dice: allora fallo, il resto lo capiremo più tardi. Carol dice: capitano, no, non sta a te decidere. Steve dice: se vuol tornare a casa ha il diritto di farlo. Non ha fatto niente di male, né lo aveva fatto Bruce, né lo aveva fatto Rhodey. A questo punto Tony Stark dice: Thor, portalo a casa. Anche se Carol è molto molto contraria. Quindi Thor prende Miles e col martello vola via con lui. Carol sta per inseguirli, ma interviene anche Miss Marvel, la nuova Miss Marvel ovviamente, che dice: è un mio amico e non ha fatto niente. Quindi Carol si ritrova contro sempre più persone. In tutto questo casino interviene anche Maria Hill, che dice: siete tutti in arresto, quindi ci sono anche degli scontri tra Tony Stark e Maria Hill. Per fortuna interviene T'Challa, che dice: se volete aprire il fuoco su di loro dovrete passare su di me. T'Challa ha un confronto con Carol, dice: ho visto fin troppo Capitan Marvel, non posso più difendere questa posizione. All'inizio sì, ci riuscivo, ma il mio ruolo in questa faccenda mi ha messo sempre più a disagio. E molto molto tempo fa ho imparato che se stai dalla parte di Capitan America, allora puoi essere certo di trovarti dalla parte giusta. Ecco. In questo momento forse non ne sarei così sicuro, dato che Capitan America non solo sta facendo il doppio gioco, ma addirittura il triplo gioco, perché sta ingannando, non sta ingannando solo gli Avenger, essendo in questo momento un agente dell'Hydra vero e proprio, ma sta ingannando anche Teschio Rosso proprio all'interno dell'organizzazione. T'Challa continua dicendo: e se lui, nonostante ciò che abbiamo visto, sceglie di proteggere la libertà del giovane Avenger, allora è ciò che avrei dovuto fare anche io per tutto questo tempo. Quindi comunque un Pantera Nera, T'Challa, che si dimostra molto molto rispettoso nei confronti di Cap e quello che ha deciso, e ha deciso appunto di seguirli. In tutto questo casino non fanno in tempo a reagire gli altri, che Doctor Strange fa una magia di teletrasporto su tutto il gruppo e porta tutti in salvo, mentre Carol grida: che tu sia maledetto Doctor Strange. E allo stesso tempo anche Medusa sta usando Lockjaw per tornare a casa. Carol gli chiede: Medusa, possiamo usare Lockjaw per... E Medusa risponde subito seccata: no, addio. Quindi anche Medusa sembra avere, diciamo, forse non essere così convinta di quello che sta facendo Carol. Miles Morales in volo chiede a Thor di lasciarlo a terra, non c'è bisogno che lo accompagni per tutta la strada, diciamo. Sembra molto molto
deluso e confuso da quello che sta succedendo, Spider-Man, e si ritrova su questo tetto in mezzo ai grattacieli, si toglie via la maschera, continua a pensare alla visione che ha avuto e piange. Nello stesso tempo, a Nuova Attilan, abbiamo un Ulysses che ha queste fasci di energia, come abbiamo già visto, che gli escono dalle mani, e non sembra molto in sé. Non risponde a Medusa e a Karnak, che lo chiamano, e lui ha questo bagliore negli occhi e non si capisce bene cosa stia pensando Ulysses. In tutto questo casino, diciamo che gli alleati più vicini a Carol rimangono i Guardiani della Galassia, appunto Star-Lord. Nonostante l'astronave dei Guardiani della Galassia sia andata distrutta nel combattimento, è vicino a Carol e la conforta, e anche Groot gli abbraccia dicendo "io sono Groot", così, quindi una bella scena di gruppo. Però Kitty Pryde ha uno sguardo un po' inquieto e, diciamo, forse un po' dubbioso su quello che sta succedendo. Il gruppo di Iron Man si ritrova in una vecchia base, in un vecchio bunker di Nick Fury, e diciamo che i giovani, la generazione di nuovi eroi, diciamo, quindi Miss Marvel, Ciclope giovane che viene dal passato, Nova, eccetera eccetera, abbiamo anche Riri Williams qua, sembra che voglia aiutare il loro amico Spider-Man, Miles Morales, e sembrano essere in conflitto non solo con Carol Danvers ma anche un po' con Tony Stark, perché loro non sono sicuri di voler lasciare il destino di Miles Morales nelle mani degli adulti, per così dire, e quindi fanno un po' gruppo e se ne vanno. Quindi Tony, Challa e Steve hanno un po' un colloquio cercando di capire il da farsi. Challa sembra essere abbastanza convinto che i poteri predittivi di Ulysses si sono fatti più potenti, ma forse anche meno precisi. Le visioni sono molto più realistiche, più violente, più potenti, ma forse non sono così possibili, diciamo. Visione dice: anche se mi addolora a dirlo, c'è solo un modo per scoprire se questa nuova visione del nostro futuro si realizzerà. Tony dice: è una scelta tua, Cap, solo tua. Beh, tua e di Spider-Man. Cambiando scena, abbiamo una bella pagina in cui vediamo Carol di fronte un po', insomma, alla città, che si ricorda gli ultimi momenti di vita di War Machine e di Hulk, Bruce Banner, e diciamo si mette un po' le mani nei capelli, come per dire cosa sto facendo, no? Cioè, che casino. Anche gli X-Men e i Guardiani della Galassia vicini a Carol le dicono: ok, sfruttare ciò che sappiamo, ma è impossibile che questa visione si realizzi. Carol però dice: ma se non faremo nulla e si avvererà, di fatto avremo ucciso Capitan America. Non posso avere anche lui sulla coscienza, dobbiamo trovarlo prima che... E Maria Hill dice: aspetta, ho una comunicazione. In pochissimo tempo hanno trovato Spider-Man, perché infatti nell'ultima pagina del numero vediamo Spider-Man pubblicamente davanti a tutti, davanti a quello che direi che sia il congresso americano, in bella vista. E finisce così il numero 6 di Civil War 2. Allora, un numero un po' transitorio, direi. Non succedono cose assurde, però ci sono un po' di dialoghi. La cosa che mi è piaciuta di più del numero è il fatto che Carol sembra che sia, tra virgolette, rimasta un po' sola, nel senso ha solo certi individui che la supportano, mentre direi che tutti gli altri sembrano essere abbastanza in contrasto con quello che lei dice. Però allo stesso tempo Carol ovviamente ha anche, diciamo, dei sensi di colpa molto molto forti, ovviamente, per quello che ha fatto e che ha deciso di fare. E questo mi è piaciuto vedere un po' Carol un po' più umana e meno robot, stile Ultron, sottomettiti o muori, ti arresto o muori, cioè cose così. Quindi mi è piaciuto. Quello che non capisco per ora è di fatto quello che sta facendo Spider-Man, cioè nel senso, mi sembra un po' forzato il fatto che un secondo prima sia in lacrime a ripensare alla visione. Non si regge neanche in piedi a pensare alla visione che ha avuto di lui che uccide Capitan America. Nell'ultima pagina del numero è in piedi, più determinato che mai, davanti al congresso americano. Quindi questo non l'ho ben capito, però probabilmente dobbiamo leggere il proseguo della storia per capire quello che sta succedendo effettivamente, perché è un finale un po' così,
di sorpresa, non si spiega niente qua. Quindi non ci resta altro che continuare a vedere come prosegue la storia. Numero diciamo accettabile, però non succede niente di incredibile. E mi piace, ecco, un'altra cosa che mi è piaciuta è finalmente vedere Steve un po' più all'interno della conversazione, di tutto quello che sta succedendo, dato che per ora avrà sempre avuto un ruolo un po' marginale. Quindi io sono Maci, se vi è piaciuto questo video iscrivetevi, mettete un bel mi piace, commentate, voglio sapere cosa ne pensate anche voi. E qui potete trovare anche tutti gli altri miei video, quindi guardate anche quelli se siete interessati, e ci vediamo presto ai nuovi video. Ciao a tutti!